che non sai, su queste scarpe di Vivian Westwood si chiamano Elevated Ghillie Platform e sono ispirate alle figure ritratte nelle visioni dell'Arcadia del pittore François Boucher, e la loro immagine fece il giro del mondo quando la top model Naomi Campbell, durante la sfilata dell'autunno-inverno 1993 di Vivian Westwood, cadde mentre indossa per la prima volta le Super Elevated Ghillie. Prima di Vivian Westwood, le zeppe e i tacchi venivano aggiunti alle scarpe come supporto, invece lei ne ha ricoperto l'intera struttura, creando un'estensione della gamba stessa. Vivian disse che per lei le donne dovrebbero stare su piedistalli come dei pezzi d'arte o apparire come se fossero appena uscite da un quadro, e che le zeppe rappresentavano un mix di perversione e arte. La prova scarpe nelle sfilate di alta moda è un momento molto importante, e in quello di Vivian Westwood in modo particolare, data l'altezza del tacco. La foto dell'accaduto finirono nelle copertine delle riviste di tutto il mondo, e nonostante fosse stato un incidente, questo aiutò Vivian ad affermarsi come vera e propria firma dell'alta moda. Naomi, anni dopo, raccontò come una volta tornata nel backstage tutti ridevano, compresa Vivian, perché non bisogna prendersi troppo sul serio sia nella vita che nella moda. Dopo questo avvenimento furono molti i nomi degli stilisti che chiesero a Naomi di cadere apposta in passerella per creare nuovamente scalpore, ma la modella non accettò mai. Le scarpe nella carriera di Vivian Westwood hanno sempre avuto un ruolo importante, anche perché la famiglia di suo padre era composta da calzolai. L'obiettivo per lei era quello di allontanarsi dai limiti anatomici dell'essere umano e da ogni forma di realismo, per avvicinarsi invece a erotizzare la postura femminile. Vivian, nel suo processo creativo, ha incrociato le scarpe dei ballerini scozzesi delle Highlands con quelle degli artisti di striptease degli anni 60 e vi ha aggiunto la suola di sughero ideata dagli artigiani italiani negli anni 30. Queste scarpe sono una vera e propria vertigine per ogni donna che le indossi. Dal 2011 quel paio di zeppe fanno parte della collezione del Bowies Museum del Regno Unito, dove queste vengono descritte come le scarpe che hanno quasi ucciso Naomi Campbell. Seguitemi per altre curiosità sulla moda.